Buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì 3 marzo, di nuovo ben ritrovati su Canale 3. Andiamo a vedere l'attualità, andiamo a vedere insieme i titoli di quest'oggi dei quotidiani, principali quotidiani online. Iniziamo dalle testate nazionali con il Corriere della Sera. Si parla ovviamente con un lunghissimo speciale della prima serata del Festival di Sanremo che ieri ha aperto i battenti all'Ariston. Fiorello e l'irresistibile dialogo con le poltrone vuote dell'Ariston, un festival appunto che si svolge praticamente quasi a porte chiuse senza il pubblico in sala. L'esibizione di Annalisa è in testa alla classifica provvisoria e poi tra gli ospiti principali Ibrahimovic, che detta le regole del suo festival. Il direttore ha detto scherzando: qui è Zlatan. Sempre Ibrahimovic sul suo yacht da 20 milioni, lì a Sanremo, i suoi fan lo hanno scortato fino al teatro Ariston. Altri momenti, come possiamo vedere dalle notizie in spalla di questa prima serata, il momento in cui Fiorello ha diretto la banda della polizia che suona l'inno di Mameli, video inedito girato durante le prove della prima serata, lo showman si improvvisa direttore d'orchestra. E poi tra le varie esibizioni la commozione di Fedez a fine esibizione che abbraccia Francesca Michelin. I due artisti sono arrivati sul palco con una lunga striscia di stoffa per segnare la distanza prevista dai protocolli per poi annullarla a fine esibizione. Andiamo a vedere le altre notizie. Ieri è stata una giornata particolarmente importante per quanto riguarda la firma del nuovo DPCM. Vengono introdotte nuove regole che saranno in essere fino al prossimo 6 aprile, seconde case, viaggi alcolici fino alle 22. Le misure sono previste da sabato prossimo, sabato fino al 6 di aprile. Scuola in 24 province, contagi oltre il limite. Una delle principali novità riguarda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado se ci troviamo in zona rossa. Il cambio di Draghi che spinge la squadra e lascia però in conferenza stampa la scena ai ministri che hanno appunto spiegato quali saranno le principali novità. Ancora la lotta al virus, Lombardia è a rischio della zona rossa in tutta la regione, l'idea di uno scudo per Milano, una impennata di varianti con un nuovo picco di ricoveri che è stato registrato proprio in Lombardia, in modo particolare appunto sulla periferia, pronta un'altra raffica di divieti. E poi a proposito dei vaccini, sempre in Lombardia, l'8 marzo partirà la campagna di vaccinazione nelle scuole. Scuole che restano chiuse a Brescia, il preside fa andare in classe gli studenti indisciplinati in DAD. Arrivano i carabinieri e il sopralluogo che si è verificato in una scuola media di Casto. Il preside aveva fatto entrare anche 10 studenti che da casa non si collegavano, ma non basta appunto essere indisciplinati per avere diritto a tornare in classe. La ramanzina ai genitori: dovete vigilare voi sulla DAD. Ovviamente in questo momento la didattica a distanza sembra l'unico strumento possibile per poter continuare le lezioni, ma molte famiglie non riescono proprio a poter sostenere, insomma, stare a casa e seguire le lezioni insieme ai loro figli. Torniamo a parlare ancora dei vaccini, una sola dose di vaccino per chi ha già avuto il Covid. In arrivo oggi la circolare che potrebbe introdurre questa novità. E poi a proposito dello Sputnik, l'Italia può produrlo e si chiede appunto se è possibile un'accelerazione anche in Italia per la produzione del vaccino. Accertamenti poi sulle mascherine FFP2 con marchio CE della Comunità Europea che non proteggono, indaga l'antifrode dell'Unione Europea. Gli investigatori di Bruxelles indagano sulla Universa eCert che rilascia i certificati di conformità con il numero CE 2163.
Andiamo a chiudere con il Corriere della Sera, andiamo alle pagine di Repubblica.it, anche qua in primo piano ovviamente si parla di Sanremo, della serata che ha aperto questa edizione. Amadeus non supera se stesso, 46,4% di share. Annalisa guida intanto la classifica dei big, dei cantanti, Fiorello che ha proseguito tutta la sera il suo dialogo con un pubblico assente, poltrone che non sono d'accordo, ha detto durante la lettura dei primi verdetti. Andiamo a vedere le altre notizie, come dicevamo il nuovo DPCM, scuole chiuse in zona rossa è forse la principale notizia che è stata diffusa ieri appunto dopo la conferenza stampa dove i ministri del governo Draghi hanno spiegato l'introduzione di queste novità. È un'ipotesi anche di un anno più lungo e quindi di un proseguo delle lezioni anche durante l'estate, di cui però non è stato chiarito il termine. E poi ancora l'inchiesta per il Lazio, 5 milioni di mascherine e 430 mila camici non certificati, arresti e perquisizioni a Roma. Verso il decreto sostegno, verso la proroga dello stop ai licenziamenti fino al prossimo 30 di giugno, poi sarebbero previsti per lo sci 600 milioni di ristori. Si continua a parlare anche del vaccino, il presidente dell'ARS Miccichè chiede la priorità per gli onorevoli siciliani, ovviamente scatta la polemica. Il caso poi con le minacce online di Liliana Segre per il vaccino, sono stati effettuati delle perquisizioni e anche dei sequestri per indagare sulla vicenda. Andiamo alle notizie dell'ANSA, ANSA.it, riunione sui vaccini al MISE, tema la produzione in Italia. Servirà un algoritmo per individuare chi ha la priorità ai vaccini e non stabilirlo, dicono alcuni esperti, non solamente sulla base dell'età. All'incontro di questa appunto riunione sui vaccini, Giorgetti, Farmindustria, AIFA e Figliuolo, venerdì l'incontro anche con le regioni. Intanto lo studio mette appunto, come dicevamo, questo algoritmo per individuare chi ha la priorità. Da lunedì prossimo potrebbe scattare la DAD per 6 milioni di studenti italiani. Elaborazioni di tutto scuola sugli effetti delle nuove misure, la Gelmini ha detto che gli istituti scolastici restino aperti dove è possibile, bene lo sforzo del precedente ministro Azzolina, il ministro ovviamente ex ministro all'istruzione. Omicidio di Ilenia Fabbri, arrestato l'ex marito, in manette anche un suo conoscente, sono ritenuti mandante ed esecutore materiale del delitto. La 46enne è stata sgozzata il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di Faenza. Torniamo ancora al DPCM, l'introduzione delle nuove regole fino a Pasquetta, dalla mobilità fino alle aperture dei negozi, le nuove misure, sono stati stanziati anche dei fondi per i congedi parentali. Conferenza stampa tenuta dai ministri Speranza e Gelmini, Brusaferro ha detto la variante inglese è quella al momento dominante ad una elevata trasmissibilità. Cade il divieto di asporto delle bevande dopo le 18, ma non permesso consumarle sul posto. E poi ancora torniamo a parlare di Sanremo, la prima parte debutta con 11 milioni di telespettatori, lo share al 46%. Quest'anno il cuore batte più forte dell'anno scorso, ammette emozionato il conduttore Amadeus. Fiorello, Cappa e Rossetto fa il suo ingresso con Grazie di Fiori e poi ancora altri protagonisti, Loredana Bertè, una scarpa rossa contro i femminicidi. E c'è anche Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid. Poi l'appello da parte di Amadeus per la liberazione di Patrick Zaki. La classifica provvisoria dei 13 big in gara vede prima Annalisa, poi Noemi e terzo Fasma. Andiamo a chiudere con altre notizie, siamo a liberoquotidiano.it, l'ultima ora, contagi che schizzano alle stelle, catastrofe e lockdown, le quattro regioni a un passo dalla condanna, ci risiamo dicono, l'incubo del lockdown che pare
avvicinarsi a passi da gigante. Pessime le notizie che arrivano dai bollettini, contagio che viene spinto proprio dalle varianti. Le quattro regioni che sono messe peggio sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Campania e purtroppo anche la nostra regione, la Toscana, che potrebbe già dalla giornata di venerdì, con la rielaborazione dell'indice RT, passare nel fine settimana a zona rossa. Si potrebbe procedere però anche per gradi, come è successo già per la nostra provincia di Siena. Potrebbe diventare quindi rossa a breve anche la provincia di Arezzo, la zona dell'Empolese e Valdelsa, unendosi quindi a Siena e Pistoia. Più di tutte però la Toscana rischia un rosso indiscriminato. Andiamo avanti con le altre notizie. Speranza, altro DPCM e i fatti. Meloni cannoneggia contro Cav e Salvini. Non vorrei che, il sospetto sugli alleati. Nuovo centro vaccinale a Roma, le primule di Arcuri sono sparite, le foto che segnano il cambio di passo. E poi Roberto Speranza, ignorato da Mario Draghi sulla cacciata di Domenico Arcuri, il malumore del ministro. Effetto Covid su Sanremo, i dati dello share, flop, trionfo, come leggere queste strane cifre? Andiamo a chiudere con il Fatto Quotidiano.it. Mascherine e camici non certificati a Regione Lazio, sono stati sequestrati 22 milioni di euro, 3 arresti a Roma, tra loro anche Vittorio Farina. Mi aspettavo 1.900 euro, invece sono meno di 1.300, con l'obbligo del tempo pieno e a termine, perché gli infermieri assunti con il bando di Arcuri sono solo 540. L'ex commissario straordinario puntava a reclutare 12.000 vaccinatori, ma le condizioni sono poco appetibili per i pochi infermieri in libera professione, adesso ricercatissimi. E poi ancora le nuove regole introdotte dal nuovo DPCM, dai barbieri ai cinema, che sembra potrebbero riaprire nelle zone gialle dal prossimo 27 marzo, regole che varranno, come detto, fino a Pasquetta. Maggiore attenzione sulle scuole che restano chiuse nelle zone rosse, nelle zone a rischio, e dunque dove si rischia la chiusura delle aule. Numeri alti in Emilia-Romagna, in Lombardia e, come detto, anche nella nostra regione Toscana. Allora, noi ci fermiamo con questo primo blocco di notizie, un breve stacco pubblicitario e poi torniamo insieme con il primo ospite di quest'oggi. A tra poco. Bene, rientriamo in studio e allora salutiamo e ringraziamo l'assessore Alberto Tirelli. Buongiorno, assessore. Buongiorno a voi. Dunque, parliamo di ciclismo, Strade Bianche 2021, la corsa resta in programma malgrado la zona rossa. Ecco, questa decisione è in qualche modo comunque una piccola boccata d'ossigeno anche per il nostro territorio. Ecco, perché la decisione di confermare e che cosa vedremo, insomma, sabato 6 marzo? Beh, la decisione della conferma non dipende da noi, nel senso che è una manifestazione a carattere internazionale e quindi viene celebrata ugualmente, indipendentemente dalla situazione del colore della provincia o della regione. Un po' sulla falsariga di quello che è accaduto purtroppo anche a Cortina in occasione dei mondiali di sci. Purtroppo sarà una manifestazione che si terrà senza pubblico, ma ci sembrava comunque opportuno sostenere la conferma di questa iniziativa, perché pur vivendola in queste condizioni rappresenta un'opportunità di promozione di Siena e del suo territorio che altrimenti non ci sarebbe stata, e poi perdere comunque un anno non sarebbe poi detto che l'anno successivo questa manifestazione potesse essere automaticamente riconfermata. Quindi comunque le squadre sono presenti già sul territorio da qualche giorno,
occupano delle strutture ricettive del nostro territorio, e quindi comunque vada, speriamo che questa cartolina, che farà immediatamente il giro del mondo a partire da sabato mattina, poi porterà nei prossimi mesi, speriamo, o comunque nei prossimi anni, le cadute sperate. Certamente, e abbiamo detto, insomma, l'organizzazione internazionale RCS Sport ha sempre dimostrato, insomma, di poter far svolgere anche un evento di questa portata in assoluta sicurezza, quindi c'è grande fiducia. Da parte vostra come amministrazione comunale, qual è il supporto, ecco, proprio per far sì che venga mantenuta la sicurezza e la distanza necessaria in questo momento insomma, abbastanza pesante di emergenza sanitaria anche a Siena? Beh, innanzitutto, come lei ha detto, RCS ha messo in campo e mette in campo in queste circostanze, in questa manifestazione, come in tutte le altre che promuove a livello nazionale, ricordiamo anche il Giro d'Italia da questo punto di vista, tutte le precauzioni necessarie per contenere l'emergenza. È altrettanto vero che la Prefettura, la Questura di Siena, tutto il tavolo provinciale che dalla Prefettura è stato convocato tempestivamente, ha messo insieme tutti i soggetti che faranno in modo che tutto si svolga nel massimo rispetto della normativa vigente. E in particolare anche tutte le organizzazioni di volontariato che danno una mano preziosissima in questa circostanza. Assolutamente, Siena sarà al centro del grande ciclismo anche con il Giro d'Italia il 19 e 20 maggio, con questa tappa Brunello di Montalcino Wine Stage, quindi insomma si continua a parlare, a presentare le terre di Siena assolutamente legate ad uno sport, legate anche a questa tradizione, insomma, di riscoprire il nostro territorio attraverso mezzi, come dire, camminando o magari in bicicletta, insomma in modalità slow, che è quella, insomma, che ben si sposa con i tempi che viviamo. Sì, questa è una considerazione giusta, perché come amministrazione comunale stiamo favorendo da tempo la valorizzazione di questi percorsi e di questi cammini. Puntiamo veramente tanto sul turismo all'aria aperta e credo che abbiamo centrato un po' quella che è l'aspettativa anche di coloro che, appena si apre un'opportunità di un allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza virus, cercano di cogliere. Basti pensare ai mesi estivi dell'anno scorso e alle presenze numerose che ci sono state lungo la Francigena e lungo la Via Lauretana. Su questo ci stiamo puntando molto, ci stiamo puntando non solo come Comune di Siena, e a questo io tengo molto, ma ci stiamo puntando come proprio Terre di Siena. La scelta e l'opportunità di cogliere l'arrivo e la ripartenza dal nostro territorio del Giro d'Italia è stata un'occasione vinta da questa collaborazione, dalla collaborazione che si è instaurata non solo con il sindaco di Montalcino Franceschelli, che è una persona particolarmente sensibile a questo tipo di iniziative, ma con tutti i sindaci del territorio, perché siamo tutti convinti che soltanto valorizzandoci a vicenda è possibile veramente promuoverci meglio. E in quest'ottica abbiamo anche creato un portale che si chiama Strade di Siena, proprio per favorire questo tipo di turismo, un turismo che magari ha già scelto di venire sul nostro territorio, ma che ha piacere di ripercorrere i percorsi che fatti dai beniamini del ciclismo, oppure i percorsi storici, come dicevo prima, della Francigena e della Lauretana.
Credo sia un percorso giusto e forse l'opportunità da cogliere, no, in questo momento, quindi il fatto che lei diceva si stringono davvero operativamente degli accordi con gli altri comuni per far sì, insomma, di non essere gelosi del proprio territorio, ma di dare a tutti la possibilità e l'opportunità per attrarre ovviamente turisti, credo sia una scelta assolutamente che premierà. C'è un'altra collaborazione che proprio ieri credo abbia visto il sindaco De Mossi recarsi all'Isola d'Elba insieme al presidente Giani e insieme al direttore degli Uffizi. È un progetto di cui ancora non abbiamo parlato, Uffizi diffusi, e c'è l'interesse e la volontà, insomma, di portare questo progetto anche a Siena. È così, assessore? Mi sembra proprio di sì. Il sindaco De Mossi è stato uno dei primi fautori di questo tipo di collaborazione con il dottor Smith e quindi con gli Uffizi. Questa iniziativa nata tra la città di Siena e la città di Firenze è stata sposata dalla Regione Toscana e dallo stesso Smith, parlando di una di iniziativa tra virgolette Uffizi diffusi. Il sindaco De Mossi giustamente la sta cavalcando, perché soltanto se ci promuoviamo insieme anche da questo punto di vista possiamo aiutare Firenze dall'uscire da un overbooking che, nel quale si verrà a ritrovare nel momento in cui il turismo potrà finalmente ripartire, ma soprattutto potrà aiutare comuni di dimensioni più piccole a godere di questa presenza di turismo interessato, di un turismo culturale interessato a conoscere anche altre realtà che altrimenti rimarrebbero sconosciute. Ecco, quale sarebbe l'idea per Siena? Cioè di portare quindi nel nostro territorio alcune delle opere che sono stanziali negli Uffizi, e nel caso, insomma, qual è la location che avete individuato per poter accogliere queste opere? Beh, la competenza di questa materia è del sindaco, perché è lui l'assessore alla cultura. Intuisco dai vari movimenti che ci sono stati che sarà sicuramente il Santa Maria della Scala il luogo preposto per fare questa iniziativa. Ma la cosa importante è sempre quella della collaborazione con la Regione Toscana anche in questo ambito, perché soprattutto è anche da un punto di vista turistico, il portale della Regione Toscana, di Tascani, e soprattutto la parola Tascani nel mondo buca molto di più di quella del singolo comune. Quindi la possibilità di promuoversi tutti insieme anche da questo punto di vista, secondo me, si rivelerà sicuramente una scommessa vincente. Senta, assessore, torniamo a parlare del turismo. Chiaramente, come detto, non è un momento facile, mi immagino che sia altrettanto, insomma, difficile programmare la prossima stagione primaverile, perché, insomma, i dati ci dicono che dovremmo aspettarci un marzo ancora più blindato fino a Pasqua, insomma i dati non sono positivi, quindi non allenteremo la morsa. C'è una sorta di condivisione, di programmazione che avete fatto come amministrazione insieme ai tanti, appunto, esercizi commerciali, ai promotori di, appunto, turismo, gli albergatori, per fare in modo che quando sarà possibile, magari da aprile in poi, maggio, giugno, la nostra città sia in grado di attrarre turismo e di farlo continuando chiaramente ad aver presente il tema emergenza sanitaria e quindi farlo in sicurezza. Sì, il lavoro che i miei collaboratori portano quotidianamente avanti non si è fermato, anzi diciamo che stanno sfruttando al massimo questo periodo di relativa tranquillità, di non voluta tranquillità, proprio per lavorare in particolare sulla destinazione Siena e per la ripartenza, un po' come è stato fatto anche l'anno scorso, cioè cercare di anticipare le aspettative del turista che si potrà muovere nei prossimi mesi compatibilmente con le misure di contenimento dell'emergenza. Pensiamo sempre ad un turismo di prossimità, di un turismo regionale, di un turismo che potrà venire dalle regioni vicine,
pensiamo molto a valorizzare in particolare Siena e il suo territorio per quel che riguarda la possibilità della celebrazione dei matrimoni. Puntiamo molto sul wedding. Stiamo facendo parecchie iniziative mirate con giornalisti del settore, riviste del settore, proprio per promuovere Siena e il suo territorio per questo tipo di progettualità. E al tempo stesso, insieme con il Convention Bureau Terre di Siena, stiamo lavorando sulla convegnistica. È un aspetto sul quale avevamo iniziato a puntare fin da prima dell'inizio della pandemia. Abbiamo, grazie anche al lavoro e allo sprint che da questo punto di vista ci ha messo il sindaco nella sistemazione della sala Italo Calvino al Santa Maria della Scala, puntiamo proprio sulla convegnistica di qualità, perché pensiamo che la città di Siena sia in grado di accogliere in maniera adeguata questo tipo di iniziative, non iniziative di carattere congressuale, perché non è una città capace, anche da un punto di vista di recettività, di accogliere un numero consistente di partecipanti, ma una convegnistica fatta dalle 300-400 persone crediamo che sia un settore sul quale puntare e continuare a puntare. Per quanto riguarda l'estate, sì, sicuramente ci stiamo attrezzando per la ripartenza. Per quanto riguarda l'estate, Siena rimane comunque una meta diciamo interessante anche senza il palio, e le chiedo se secondo lei, insomma, in previsione lo sarà comunque sempre più per gli italiani piuttosto che per gli stranieri in questa prima fase di ripartenza, chiamiamola così. Beh, nell'immediato sì, devo dire e devo anche ringraziare la città di Siena, perché si è dimostrata nel momento in cui questa ripartenza è potuta avvenire l'anno scorso una città sicuramente molto più viva di altre realtà anche della nostra regione. Faccio in particolare riferimento alla città di Firenze. Siena ha colto immediatamente al volo le opportunità che l'amministrazione comunale, per esempio, ha messo a disposizione degli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione, sfruttando gli spazi all'aria aperta, e questi spazi che si sono dimostrati immediatamente vivi anche agli occhi dei primi turisti e dei primi visitatori. E sicuramente questo tipo di accoglienza, questo tipo di vivacità ha fatto da cassa di risonanza, perché nell'immediato diverse persone dalla provincia, dalla stessa regione toscana e dalle regioni vicine abbiano potuto cogliere questi allentamenti per poter venire a Siena. Devo dire che l'anno scorso, il mese di luglio e il mese di agosto, gli operatori stessi sono rimasti più che soddisfatti di quello che è accaduto nella nostra città. E quindi queste frecce le abbiamo ancora nella nostra faretra e cercheremo di poterle giocare nel momento opportuno, quando le condizioni lo permetteranno. Assolutamente, Assessore, io la ringrazio, auguro a lei e a tutto il suo staff, insomma, buon lavoro, perché ci auguriamo, insomma, che ce ne sia nei prossimi mesi proprio in tema di turismo legato alla bellissima città di Siena. Grazie. Grazie, ringraziamo l'assessore Alberto Tirelli. Allora noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo tra poco ancora con tante notizie e altri ospiti, ovviamente sempre in modalità Skype. A tra poco. Bene, proseguiamo la nostra rassegna stampa, allora andiamo a vedere insieme i titoli della Nazione di Siena, ci spostiamo ovviamente nel nostro territorio. Coronavirus in Toscana da giorni sopra i 1000 casi, l'attesa per quanto riguarda i dati della giornata di oggi, la percentuale dei nuovi positivi che comunque non si arresta, nuovo DPCM. Cosa potrebbe cambiare in Toscana, appunto, se diverse zone dovessero diventare rosse? Sicuramente anche la regione toscana nella sua totalità
potrebbe appunto rischiare. Il presidente Gianni ha detto forse resteremo un'altra settimana in arancione. Poi a proposito della variante inglese che contagia i bimbi, il pediatra dice colpisce il 40% in più. A Sovicil, dopo lo screening di massa, il progetto Territori Sicuri, 17 casi sono stati individuati su 3.000 tamponi. Il sindaco Gugliotti ha detto spenti i focolai potenziali. L'erede degli zar a Celle sul Rigo, il granduca George Romanov e la futura moglie Rebecca Bettarini hanno il loro buon ritiro in Val d'Orcia. Ancora contagi e ricoveri verso quota 100, il policlinico ad un passo dal picco, l'abbiamo sentito ad inizio settimana con le parole insomma, del professor Frediani per quanto riguarda la situazione alle scotte, le degenze aumentano, un terzo di queste si trovano in terapia intensiva, tre piani che sono stati convertiti appunto per l'area Covid, una situazione che insomma è davvero preoccupante. Si parla anche di Sanremo, Sanremo 2021, la critica canzone per canzone, ospiti, immensa Loredana Bertè, poi abbiamo un Sanremo Story, tutti i toscani che hanno vinto il festival. Andiamo al Corriere di Siena, da Faenza è l'area Ilenia Fabbri, in carcere l'ex marito Claudio Nanni, il movente potrebbero essere le pretese economiche della moglie. Gli indizi sull'assassinio arrivano dalle telecamere, alto e di carnagione chiara sarebbe l'assassino appunto della giovane donna. Coronavirus, ieri è stato firmato un importantissimo accordo che potrebbe dare davvero la svolta per quanto riguarda la cura del Covid. TLS ha firmato l'accordo per gli anticorpi monoclonali a Siena, 38 milioni di investimento. L'impegno dei medici a Siena, siamo pronti a vaccinare anche il sabato e la domenica. E Mazzeo ha detto anticorpi monoclonali che saranno tutti made in Tuscany. A proposito di vaccino, Johnson & Johnson da parte dell'EMA Cavaleri dichiara la decisione per la distribuzione anche appunto di questo vaccino che gli Stati Uniti già stanno impiegando, arriverà per la metà di marzo. Andiamo ancora a vedere qual è la situazione nella nostra provincia, l'impegno da parte dei medici a Siena, siamo pronti a vaccinare anche il sabato e la domenica, intanto arriva il picco dei ricoveri alle scotte, picco di novembre che è vicino e che potrebbe essere purtroppo raggiunto presto. Produrre vaccini per coronavirus anche a Rosia con GSK è la proposta del presidente Eugenio Giani. E intanto proseguono sul territorio anche ovviamente il controllo da parte di polizia e guardia di finanza, carabinieri su tutto il territorio. Una festa con 27 studenti è stata scoperta in una casa, sono stati tutti multati dalla polizia e dalla municipale. Andiamo alle notizie su Siena free.it, Covid-19, Draghi firma il nuovo DPCM, il testo integrale lo potete appunto ritrovare anche online, le nuove misure dettate per contrastare la pandemia, come ricordato la principale novità riguarda la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tutte le realtà che saranno appunto definite rosse. In provincia di Siena intanto 95 nuovi casi, 1.491 sono attualmente i positivi, di questi 97 sono ricoverati e 16 si trovano in terapia intensiva. Arriva l'accordo per lo sviluppo degli anticorpi monoclonali a Siena, 38 milioni di euro di investimento per arrivare a regime ad una capacità produttiva di 100.000 dosi ogni 3 mesi. Mise, Regione Toscana, Toscana Life Science e Invitalia insieme nella battaglia per la SARS-CoV-2 e tra pochissimo sentiremo ovviamente anche gli interventi di ieri all'assessore Simone Bezzini e anche a Landi di Toscana Life Science.
Il sindaco di Siena, De Mossi, interviene sulla chiusura delle scuole, pandemia e controlli della polizia municipale. Tra 1 o 2 giorni al massimo la decisione sull'eventuale proroga della chiusura delle scuole. Ricordiamo che domani il sindaco tornerà a parlare in una conferenza stampa che ovviamente noi seguiremo in diretta durante la nostra trasmissione. Parliamo anche di università perché oggi prenderà il via l'Open Day digitale all'Università per Stranieri di Siena, un'opportunità, un'occasione di conoscere questa realtà, presentare i corsi di laurea, parlare dei servizi per gli studenti, la possibilità di studio e anche di lavoro all'estero. Andiamo a sienanews.it, nuovo DPCM, quali sono le nuove regole? DAD in zona rossa, fascia gialla, riaprono invece cinema e teatri. Caos 118, Roberto Monaco dichiara: spero che Panzardi ritiri le sue dimissioni. Poi tra le notizie in evidenza lo vediamo, Salvini attacca la Procura di Siena per Ranza, c'è ancora molto da rivedere. Andiamo avanti anche con le altre notizie. Il Consiglio regionale attiva bandi ristori per maestri di sci e pro loco, saranno 200.000 euro per la categoria dei maestri di sci in Toscana, 250.000 euro destinate alle pro loco. Con OK Siena, ecco alle notizie online sull'altro quotidiano, Monte dei Paschi, Giani è molto perplesso da un'ipotesi di fusione per incorporazione. Interviene sulla Banca Senese il presidente della regione che ha aperto il dibattito in consiglio regionale proprio sul futuro della banca di Siena. Il Monte dei Paschi costituisce uno degli aspetti su cui mi sono maggiormente impegnato nei primi mesi di questa legislatura, dice Giani, perché lo ritengo vitale per l'identità toscana, salvaguardia del profilo di un'identità giuridica, di marchio, di know-how, di dipendenti, dirigenti di una banca che opera in Toscana dal 1472. E sentiremo nel corso anche di questa settimana che cosa è emerso dalla regione. Andiamo alle notizie di cronaca. In auto da fuori regione, senza giustificato motivo, sono stati fermati e ovviamente sanzionati dalla Guardia di Finanza per i controlli che vengono effettuati su tutto il territorio. E a mettere in campo questi controlli anche la Guardia di Finanza di Siena, che ha fermato al casello autostradale A1 Valdichiana Bettolle un'auto che appunto stava percorrendo la strada oltre l'orario del coprifuoco, quindi dopo le 22 senza una precisa giustificazione. Andiamo ancora alle notizie di cronaca e politica. Salvini visita Ranza, gli agenti meritano rispetto, non condanne o processi. Il leader della Lega ha concluso la sua giornata in Toscana, ieri la tappa appunto a San Gimignano. Ho incontrato, ha detto Salvini, gli agenti della polizia penitenziaria, servitori dello Stato che lavorano tutti i giorni tra mafiosi, spacciatori e delinquenti vari. Altro che torturatori, sono uomini e donne di valore che fanno il loro dovere, che meritano rispetto e giustizia, non condanne o processi. Queste sono le parole di Salvini in riferimento alla condanna recente, tortura in concorso, di 10 agenti di Ranza che sono stati processati per il pestaggio di un detenuto per un episodio che è avvenuto nell'ottobre 2018. Andiamo con le notizie del cittadinoonline.it, ancora Monte dei Paschi, il presidente della regione toscana Giani interviene e sono molto perplesso, ha detto, da un'ipotesi di fusione per incorporazione.
Ancora con il sindaco De Mossi che ieri in una conferenza stampa ha fatto il punto dell'emergenza sanitaria, dei numeri sempre in crescita a Siena, ha detto si va verso forse una proroga delle scuole chiuse, ne sapremo forse di più proprio nella giornata di domani quando il sindaco terrà una nuova conferenza stampa. E poi la firma del TLS con Regione Toscana e Invitalia, ecco qua la fotografia, anticorpi monoclonali, vediamo Rino Rappuoli insieme a Landi, al presidente della regione Giani per questa importante firma, 38 milioni di euro che consentiranno di produrre a Siena una cura. In Toscana intanto salgono ancora i casi di positività, 1058 nuovi positivi, l'età media è 44 anni, 13 i decessi che si sono registrati nella giornata di ieri. Si conclude intanto a Sovicille il programma Territori Sicuri, 17 positivi su 3081 tamponi effettuati, dice il sindaco Gugliotti. Abbiamo contenuto ovviamente ogni focolaio, in questo modo potremmo salvaguardare il nostro territorio. In tempo di Covid la cura non può essere un optional per gli altri malati. Un interessante articolo sul cittadino online che appunto porta la firma di un lettore e che trae appunto delle conclusioni che sono delle riflessioni importanti in questo tempo. Ci spostiamo in Valdelsa che sarà protagonista domani, domenica scusate, 7 marzo alle 12:20 della trasmissione Linea Verde su Rai 1. Ci sarà anche non solo Casole, ma anche Monteriggioni e tante bellezze che chiaramente comprendono anche San Gimignano. Un giro che porterà appunto i conduttori di Linea Verde nei panorami e negli scorci più belli di questo territorio valdelsano. Andiamo a chiudere con il calcio. Siena, ripresi gli allenamenti in vista della gara con Flaminia. Ieri il gruppo si è ritrovato al campo dell'Acqua Calda, ha iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato al Franchi domenica prossima, 7 di marzo. Spostiamoci in Valdelsa prima del prossimo blocco pubblicitario, si parla ancora dei vaccini. Giovedì arriveranno altre dosi che saranno somministrate agli estremamente vulnerabili che sono chiamati direttamente dalle strutture sanitarie. Un cambio di passo che potrebbe essere importante perché in Toscana si applicherà la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili, individuate dal piano vaccini del governo, in coerenza anche con il preaccordo siglato fra Regione Toscana e Medicina Generale. Si inizierà con la giornata di domani, saranno le strutture sanitarie delle aziende che hanno in carico appunto questi pazienti, sia aziende territoriali che ospedaliere, che contatteranno direttamente i pazienti. 14.000 dosi per il vaccino Moderna già messe a disposizione per questo nuovo filone della campagna di vaccinazione, alle quali si aggiungeranno le prossime forniture. I casi di coronavirus, come abbiamo sentito, salgono a 1058, età media 44 anni, 13 i decessi. E poi, sempre a proposito della cura, ieri appunto la firma importante, l'accordo raggiunto in Toscana Life Science con la regione Toscana e i nuovi farmaci appunto prodotti dal Rappuoli. Facciamo il punto della situazione sulle varianti Covid con Fabrizio Landi, che è presidente proprio della Fondazione Toscana Life Science, impegnata nella produzione di queste dosi di anticorpi monoclonali. Vediamo anche Rino Rappuoli, lo studioso
solo che ha appunto sviluppato questi anticorpi, l'unione delle forze per sostenere le migliori eccellenze nella ricerca scientifica Made in Tuscany contro il Covid-19, un investimento complessivo di quest'intera operazione di oltre 38 milioni di euro che saranno appunto impiegati proprio qua a Siena. Allora, noi ci fermiamo con le notizie della nostra provincia, adesso un breve stacco pubblicitario, poi torniamo nuovamente insieme, ci spostiamo ancora, andiamo a Montepulciano dove abbiamo detto, insomma, arriverà tra Montalcino e Siena questa tappa del Giro d'Italia a maggio, ne approfitteremo però per parlare anche di vino, per scoprire questo territorio e capire, visto che le anteprime dei vini sono state rimandate, però come sono andate queste annate e anche come sta andando l'economia legata al settore vitivinicolo. A tra poco. Bene, rientriamo in diretta. Allora, ci spostiamo in un territorio bellissimo che ovviamente è la patria insieme a tante altre zone della nostra provincia, ma insomma è veramente la culla di un vino straordinario. E andiamo a Montepulciano insieme ad Andrea Rossi, presidente del consorzio. Presidente, buongiorno, benvenuto in diretta con noi. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Allora, Presidente, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, ovviamente le anteprime a cui noi insomma, siamo affezionati, veniamo sempre con molto, molto piacere insomma, a Montepulciano, anche in altri territori, ma insomma Montepulciano non ci rimane molto vicino, anche se siamo chiaramente sempre in provincia e quindi l'occasione dell'anteprima è per noi sempre una grande opportunità. Quest'anno purtroppo dobbiamo aspettare. Quindi cerchiamo un po' di farla in maniera virtuale insieme a lei. Com'è andata quest'annata e come si sta organizzando eventualmente la degustazione per gli esperti del settore? Ma allora, l'annata è stata abbastanza complicata, come ormai penso è chiaro per tutti quanti. Insomma, era un'annata iniziata benissimo, tra l'altro, fino all'anteprima, il mese di gennaio e febbraio erano stati 2 mesi ottimi dal punto di vista dei numeri, con una crescita della denominazione sia del nobile che del rosso di Montepulciano. E diciamo c'era soddisfazione, tra l'altro il consorzio rinnovato della primavera 2019 aveva iniziato il suo nuovo corso con delle progettualità nuove, con alcune modifiche al disciplinare che si sono concretizzati per il rosso che per il vino nobile di Montepulciano, e quindi c'erano, diciamo, delle sensazioni buone e anche delle aspettative importanti da parte delle aziende. Diciamo che dal 9 di marzo è un po' cambiato lo scenario. Siamo piombati in un periodo primaverile assolutamente difficile, con una, diciamo, dove di fatto nessuno di noi era preparato ad affrontare una cosa del genere. E abbiamo avuto una boccata di ossigeno nel periodo estivo, dove sostanzialmente da giugno, luglio, agosto e settembre sono stati dei mesi assolutamente buoni, dei mesi in cui ci è stato possibile, diciamo, riprendere le attività, sul territorio, riprendere le attività sul mercato italiano, e diciamo che dopo i primi scossoni di aprile e maggio, anche la parte dell'export è tornata a fare qualche numero. E nel periodo autunnale, poi, in particolar modo, diciamo, la parte, diciamo, dalla fine di ottobre fino a dicembre, sono stati 3 nuovi mesi di, diciamo, 2 mesi e mezzo circa abbastanza complicati, dove siamo tornati nel mercato interno a vedere un lockdown piuttosto stretto e quindi i ristoranti chiusi nella maggior parte dei casi, insomma, tante restrizioni che non ci hanno permesso di continuare quello che era stato fatto nel periodo estivo.
E l'unica nota, diciamo, abbastanza positiva è quella comunque di un mercato estero che ha continuato anche nella parte finale dell'anno a lavorare, diciamo, a produrre ordinativi abbastanza interessanti. Per cui diciamo che alla fine abbiamo limitato Il danno. i danni con una perdita comunque rispetto al 2019. E con alcune aziende, però alcune tipologie di aziende che magari hanno sofferto più di altre. In particolar modo mi riferisco a tutte quelle aziende che lavorano principalmente per il canale Horeca, un canale che è stato falcidiato dalla pandemia. E quindi diciamo c'è stata necessità per alcuni di reinventarsi, per altri invece ci sono state le aziende che magari erano già presenti sul canale della grande distribuzione, e diciamo che il secondo semestre è stato un semestre in cui i numeri sono cresciuti, quindi magari con marginalità inferiori rispetto agli anni precedenti, ma sono numeri comunque positivi. Ecco, tra l'altro il 2020 è stato anche l'anno in cui si è festeggiato 40 anni della prima fascetta DOCG d'Italia, perché forse non tutti i nostri telespettatori lo sanno, il Vino Nobile è la DOCG più antica d'Italia. È stata una festa a metà, in pratica, no? Diciamo che è stata una festa solo virtuale, rimandata a tempi migliori. E naturalmente, giustamente, il Vino Nobile Montepulciano è la prima DOCG in Italia nel 1980 e puntavamo a fare un 2020 in estate, a luglio puntavamo insieme all'amministrazione comunale e insieme agli esercenti della città a fare, diciamo, una settimana di iniziative che ricordassero la prima fascetta e soprattutto il percorso di qualità che questa denominazione ha sempre fatto insieme ad altri partner importanti del mercato del vino, brand sia toscani che nazionali, insomma, quindi solamente che abbiamo. Purtroppo gli eventi non ci hanno consentito di fare iniziative in piazza, cose che avevamo preparato, e quindi diciamo che ci siamo aggiornati in tempi migliori, anche se poi abbiamo comunque online fatto alcune iniziative, le faremo, tra l'altro non per i 40 anni, ma per dire che le iniziative si sono continuate a organizzare da parte del consorzio anche in questi mesi, e per esempio il 9 e l'11 faremo un paio di webinar praticamente sul mercato canadese, quindi con buyer e stampa, di quel mercato. Per noi il mercato nordamericano è Importante. importantissimo, abbiamo già fatto un'iniziativa, nello scorso mese di gennaio, sempre online sul mercato americano, una cinese sul mercato cinese la scorsa settimana. Faremo qualcosa in Giappone, cioè il mondo, o perlomeno stiamo cercando di adattarci e stiamo cercando di portare avanti comunque progettualità di comunicazione e promozione della denominazione, al passo con le difficoltà del momento, non potevamo fare altrimenti, ecco. Certo. Che cosa significa nel panorama enologico italiano detenere, insomma, la denominazione, insomma, da 40 anni, quindi la più antica d'Italia, avrà un peso, no, rispetto alle altre fascette nei vini, nel panorama dei vini? Ma allora, intanto più che altro dà soddisfazione ai produttori di vino nobile, oltre che diciamo al consorzio, insomma, ci mancherebbe altro. Vedere in ufficio al consorzio, questo abbiamo una gigantografia di questa prima fascia. È sempre praticamente qualcosa di emozionante, perché comunque fa ricordare, quei produttori che 40 anni fa, e qualcuno addirittura 60 anni fa con la DOC, hanno praticamente dato vita ad un percorso di certificazione della qualità, certificazione della provenienza, quindi certificazione di un prodotto che oggi è uno tra i prodotti più riconosciuti in giro per il mondo, insomma. Quindi in qualche maniera fa pensare
che coloro che 40 anni fa hanno iniziato questo percorso sono stati senz'altro lungimiranti. Oggi noi beneficiamo di questa idea, sempre più sono nati nel tempo sempre più DOC e DOCG, sono nati nuovi sistemi di tracciamento dei prodotti e in questa 2020 e 2021 il consorzio ha lavorato a qualcosa di ulteriormente innovativo perché non ci possiamo cullare e rimanere fermi. Abbiamo lavorato sulla certificazione di sostenibilità territoriale. Saremo il primo consorzio, quindi il primo distretto vitivinicolo intero che si certificherà sostenibile dal punto di vista del territorio. Ci saranno poi altre aziende, anche alcune delle nostre aziende che decideranno, alcune hanno già deciso, di certificare anche la propria produzione sostenibile oltre al territorio. È un percorso ulteriormente qualificante per la denominazione e credo che nel contesto, nel momento che viviamo, sia Un assolutamente valore, di certo. attualità e sia anche necessario. Assolutamente, assolutamente d'accordo. La DOCG è un po' la carta d'identità, come lei ha detto, della qualità del legame con il territorio. Ecco, per i non esperti di vino, quali sono le caratteristiche del vino nobile di Montepulciano? Da cosa lo riconosciamo? Allora, il nostro disciplinare è imperniato sul Sangiovese. Oggi si può fare con una quantità minima di Sangiovese che è 70%, ma può raggiungere anche il 100% e quindi la purezza del Purezza. vitigno. La percentuale del 30% che può essere fatta con altri vitigni ci sono vitigni autoctoni e in qualche caso anche vitigni internazionali. C'è una riscoperta in questi ultimi anni del legame con il territorio e quindi del vitigno autoctono rispetto all'internazionale, per cui il canaiolo, il colorino, il mammolo sono tre dei vitigni che sono considerati del nostro territorio e insieme al Sangiovese hanno fatto poi la storia del vino nobile di Montepulciano. Questo blend è la riconoscibilità, è l'espressione del nostro territorio, è l'espressione del sud della Toscana, è l'espressione del comune di Montepulciano. Poi all'interno del nostro territorio, della nostra denominazione, che in questo caso coincide anche con i confini del comune, il Sangiovese talvolta si esprime in maniera diversa da zona a zona e lo si esprime perché ci sono basi geologiche, quindi c'è un terroir diverso a secondo se questo Sangiovese viene prodotto nella zona di Valiano piuttosto che nella zona di Cervognano o Argiano oppure altre località del territorio. Quindi è una bella esperienza e ci piacerebbe con il tempo arrivare a far comprendere anche queste piccole diversità all'interno della nostra denominazione. Spesso e volentieri qualcuno le scambia come una mancanza di identità. Non è una mancanza di identità, è un'identità diversa a secondo del terroir dove il Sangiovese viene prodotto. E questo pian piano riusciremo lavorando con naturalmente alcuni professionisti. Abbiamo fatto una mappa del territorio con cui abbiamo fatto tracciamo un po' la storia poi del nostro terroir. Quindi nel tempo riusciremo a migliorare questa percezione per chi beve vino nobile di Montepulciano, perlomeno a fargli comprendere che la diversità non è dovuta al blend. Magari stesso blend, ma territorio diverso, hanno, una risposta completamente Completamente diversa. diversa. Presidente, il Covid ha cambiato un po' tutti i programmi, no, legati alle anteprime del vino di Toscana che si svolgeranno a maggio 2021. Se non vado errata, il 18 di maggio, quella di Montepulciano appunto con l'anteprima del Nobile. Che cosa ci aspetteremo? Noi vogliamo esserci ovviamente e in presenza per degustare, quindi ci dia l'anteprima dell'anteprima. Ma noi speriamo di poter farla in presenza e di degustare, questo è il nostro obiettivo. Stiamo lavorando con la Regione Toscana in maniera, quotidiana per avere questa possibilità. È evidente che saremo condizionati dagli eventi dei prossimi mesi, non ce lo possiamo negare.
E quindi, insomma, incrociamo le dita per tornare a fare, sarebbe nuovamente una prima iniziativa fatta in presenza sul territorio. O perlomeno a distanza di un anno potremmo dire andiamo da anteprima ad anteprima, anche se poi quest'anno non è più nel mese di febbraio, ma sarà nel mese di maggio. Ci accontenteremo lo stesso, basta insomma poterla fare, potersi vedere di persona. Presidente, io la ringrazio, ovviamente auguro a lei e a tutte le persone che sono consorziate con il Vino Nobile di Montepulciano un grandissimo lavoro, perché vi occupate ovviamente del territorio, lo fate con grande rispetto e con ovviamente tutto quello che è il bagaglio culturale di tradizione che vi è stato tramandato. Quindi davvero grazie, in bocca al lupo. Grazie a lei per l'opportunità e un saluto a tutti. Buona giornata. Bene, ringraziamo anche il Presidente e un po' di pubblicità per noi e poi cambiamo argomento ancora in studio e in diretta su Canale 3. Bene, rientriamo nei nostri studi. Allora, prossimo ospite, Riccardo Cerpi del Leccio Edizioni. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno a tutti. Allora, finalmente ci occupiamo di, come dire, un qualcosa di divertente che dà un po' di ossigeno a questa città che purtroppo, insomma, non può occuparsi di palio. Non credo forse sarà possibile farlo neanche nella prossima estate, staremo a vedere. E quindi l'unico modo per Siena, per i senesi, di poter continuare a raccontare la propria passione, in qualche modo, insomma, tenersi vivi e attraverso la vostra iniziativa. Ci scambiamo le figurine oggi, raccontaci un po' che succede. Sì, allora, quello che hai detto te purtroppo è una cruda verità. Ormai il palio ci sta mancando a tutti noi senesi in maniera proprio viscerale, credo, perché insomma per tanti aspetti, per tanti motivi, ovviamente quello passionale di vita, della nostra vita, che è un elemento importante di noi senesi, per provare delle emozioni che nessuno ci può dare come quelle del palio, niente ci può dare come quelle che ci provoca il palio. Però anche quest'anno, appunto, come dici te, boh, vediamo, mi sembra che i presupposti non siano dei migliori per trovare qualche sfogo in tal senso. E allora non è che sia un surrogato, perché non lo è assolutamente, ci mancherebbe altro, non se ne può nemmeno fare un paragone, un esempio. Però, come ho detto più volte, è comunque la terza edizione di questo prodotto editoriale, che è nato così nel 2019 con diciamo un tema che era quello delle contrade e della loro storia. Siamo passati lo scorso anno invece a raccontare la città da un punto di vista proprio artistico, architettonico, monumentale, paesaggistico, tutti i contenuti artistici che ha la nostra città. E comunque, nonostante il lockdown di marzo e tutti gli impedimenti che ci sono stati, che abbiamo vissuto, impedimenti, fra l'altro, come dire, caratteristiche fondamentali a quelle che sono, che lo scambio dello, cioè la collezione delle figurine ha bisogno dello scambio, dell'interazione, del confronto, e quindi, venendo meno quello, ovviamente avevamo paura che ci fosse qualche impedimento. Invece i risultati comunque sono stati buoni comunque anche lo scorso anno, e per questo che quest'anno siamo arrivati alla terza edizione ancora più convinti, ancora più entusiasti, e dedicando l'edizione al palio, soprattutto anche perché, appunto, come dicevi te, come accennavi te, non voglia essere questo assolutamente, ripeto, un surrogato, però è l'unico modo in questo momento, credo, in città per vedere un po' di colori di bandiere o comunque un po' di cavalli sul tufo. È vero, non proveremo sicuramente gli stessi brividi che tutti noi siamo abituati a provare, però è un modo per parlare di qualcosa, insomma, che ci appartiene. E prendo spunto da questa tua riflessione, da questa tua domanda, proprio anche perché
diciamo, l'album delle figurine da sempre in collaborazione con il Comitato Amici del Palio, che loro, come sai, hanno, diciamo, fra le loro iniziative questa missione di andare nelle scuole degli elementari a fare un'attività proprio di insegnamento e di cultura contradaiola, insegnare, cioè, appunto, ai bambini l'importanza delle tradizioni, della nostra festa, delle nostre culture. E quest'anno, come l'anno scorso, ormai sono 2 anni che purtroppo non possono fare direttamente quest'opera fisica di andare nelle scuole, e quindi proprio con l'album di quest'anno di Figuriamoci Siena in palio, vorremmo anche fare un tentativo di far sentire meno la distanza che questi bambini hanno, e questi ragazzi hanno oggi con la realtà, perché io credo che la mancanza di palio, ma soprattutto la mancanza di contrada, e ormai si parla che, appunto, sono più con quest'anno che è iniziato con queste nuove restrizioni, e chissà quanto potranno andare avanti queste restrizioni. Io credo che un danno, sì, oltre che economico, culturale, quello che vogliamo, ma sia anche un danno sociale. Cioè, io penso che sia stare 2 anni i bambini senza vivere la contrada, senza essere attaccati a quelle che sono le attività classiche, da un carnevale, una befana, una cena, a qualsiasi attività che gli addetti piccoli fanno continuamente in maniera molto viva e molto proficua, ecco, lasciarli fuori da questa vita, da questa attività per 2 anni, ho paura che ci siano delle svolte anche importanti nel futuro su queste nuove generazioni. Quindi voglia forse quest'album essere anche uno strumento, un mezzo affinché questi bimbi possano non perdere il contatto, seppur nei limiti ovviamente, con quelle che sono quella è la realtà contradaiola, la loro formazione contradaiola. Ecco, questo è un po' mi piace. Hai toccato, credo, un punto centrale, perché, insomma, questi ragazzi, già molti di loro messi appunto in DAD, didattica a distanza, già rubati, no, di questa socialità che è assolutamente linfa vitale. A volte purtroppo, insomma, ci dimentichiamo di parlare di loro, di parlare dei bambini e di parlare dei ragazzi. Troppo spesso magari sottolineiamo l'aspetto economico. Quale pensi possa essere legato chiaramente al mondo delle contrade, che è un po' appunto un tesoro che riguarda solamente Siena, e quando i turisti visitano la città di Siena durante i giorni del Palio è veramente la cosa che straordinariamente affascina e colpisce più di tutta, cioè che ci sia questo scambio generazionale e che i bambini vivano all'interno della contrada una realtà che veramente raccontarla in giro per il mondo è come dire un tornare indietro nel tempo, nell'accezione proprio strapositiva di tutto quello che significa. Quindi avergli fatto perdere tutto questo, ecco, in che modo secondo te i piccoli si riapproceranno al mondo della contrada e al palio? Come riescono anche le famiglie di Siena a continuare un po' questo racconto, questa tradizione? Esatto, quello che dici è verissimo. Infatti, ripeto, questo è un aspetto che noi non è che non l'abbiamo sottovalutato, l'abbiamo appunto considerato questo aspetto. Ora non mi fraintendere, non voglio dire che abbiamo fatto l'album con questi scopi, abbiamo fatto questa terza edizione con queste finalità, assolutamente. Però crediamo che fosse in questo momento effettivamente lo strumento, perché questi ragazzi che oggi sono purtroppo gli manca sostanzialmente la socialità in genere, il confronto in genere, perché insomma la scuola la frequentano un po' saltuariamente, ora peggio che mai, insomma, le scuole completamente chiuse, quindi l'aspetto sociale effettivamente viene meno in tutti gli aspetti, quindi anche la socialità in ambito contradaiolo. E io mi immagino, onestamente, ho fatto il dirigente della mia contrada, ma questo non vuol dire niente, immagino che toglierli, alla fine si parlerà di 2 anni, perché sono convinto tutto il 2020, tutto il 2021, toglierli completamente a questi ragazzi, le abitudini o comunque quegli insegnamenti mentali che
età appunto scolastica si apprestano a vivere, l'emozione di andare in palco per le prove, piuttosto che una festa di carnevale, ritrovarsi con tutti i bambini, piuttosto che una festa della Madonna l'8 settembre, che è tipica dell'attività diciamo per i ragazzi, cioè trovarsi per 2 anni digiuni di queste esperienze, di queste attività formative, credo, mi immagino, spero di no, spero di sbagliarmi, che comunque, ecco, al momento che invece ritornerà tutto nella normalità, riprenderà la routine come siamo abituati a vivere noi e quindi anche loro, non so quanto siano pericolosi questi 2 anni senza una vita contraddittoria. Ecco perché dico, probabilmente per un genitore oggi o per un educatore o chi sia, provare a insegnare o perlomeno a respirare qualcosa di pario, anche se non si respira niente, ma si vede solo su carta, sulle figurine, e provare a fargli venire meno questa distanza e questa lontananza, diciamo, dalla vita contraddittoria, può essere sicuramente un motivo in più per cui, ecco, questo album, l'album di quest'anno, possa avere come elemento formativo ripeto, per cercare di lenire un po' la distanza che questi ragazzi hanno con il mondo contraddittorio. Siamo convinti che avrà il successo, chiaramente, che merita non solo tra i piccoli, ma anche tra i meno, come dire, anche tra gli adulti, perché insomma anche loro penso stiano soffrendo davvero di questa mancanza che abbiamo descritto. L'album è strutturato quasi come se fosse un numero unico, no? di tutte le contrade, e poi c'è chiaramente una evoluzione della festa, ci sono dei capitoli dedicati appunto al racconto, una parte storica, e poi chiudiamo con la celebrazione delle vittorie più belle, quelle più entusiasmanti di ognuna delle 17 consorelle. Qual è però la particolarità di quest'anno? Perché è quasi, come dire, una celebrazione della storia, insomma è quasi davvero un album storico davvero. Allora, innanzitutto ovviamente il grande lavoro che di quest'anno è diciamo l'opera che ha prestato il professor Giovanni Mazzini, lo storico Giovanni Mazzini, che ha curato tutti i testi, la parte scientifica, la parte storica dell'album, e volutamente proprio con anche il Comitato Amici del Palio, quando proprio in periodo di lockdown l'anno scorso avevamo progettato la terza edizione, volutamente, ripeto, volevamo che fosse che raccontasse un po' l'evoluzione del palio della nostra festa, proprio per i motivi che dicevo prima anche. Però secondo me quest'anno la grande forza, e l'ho detto anche in sede di conferenza stampa settimana, la grande forza che ha quest'anno, figuriamoci Siena, sono due, secondo me, gli elementi fondamentali. Il primo è l'enorme ricerca fotografica, archivistica che c'è, perché chi ha avuto modo già di vederlo ho già trovato le figurine, diciamo, per capire effettivamente di cosa tratta. Grazie alla collaborazione dello studio Lenzini, di Andrea e Fabio Lenzini, abbiamo trovato materiale archivistico per lo più anche inedito, e quindi diciamo è una grande forza, un valore aggiunto a quello che è l'aspetto editoriale di quest'anno dell'album. Cioè ci sono una serie di immagini, di fotografie, di scatti attinti anche dall'archivio Grassi, di quello che è rimasto dall'archivio Grassi, che comunque è fisicamente, diciamo, nelle proprietà di Giovenzini. Abbiamo trovato, ripeto, dei reperti fotografici importanti e per lo più inediti, e quindi questo secondo me è una grande forza, un grande valore aggiunto all'album. Il secondo aspetto che mi piace sottolineare, e penso che sia anche questo una caratteristica importante, è che per uno storico, per gli storici in genere, ma anche per Giovanni, che non è ovviamente è uno storico anche lui, e quindi ha questa difficoltà,
riuscire a condensare, a fare una sintesi enorme di tutto quello che c'è da raccontare sulla storia del palio è stata, secondo me, ripeto, una dote enorme. Cioè lui in poche pagine e in ogni pagina in poche righe è riuscito veramente a condensare una serie di informazioni, una serie di test per lo più esaustivi, per lo più esaurienti, cioè nel senso, no, che sono superficiali, no, è riuscito veramente a condensare in poco testo tutto quello che c'è da raccontare sulla storia del palio, a partire dalle bufalate, dal palio alla lunga, dalla cacciatori, dal gioco delle pugna in poi, ecco, fino ad arrivare a giorni nostri, è riuscito veramente in poche righe, e credo che gli vada riconosciuto questo dono della sintesi veramente, perché cioè, non era semplice, come dire, un album composto da poche pagine, riuscire a raccontare tutto quello che ha raccontato lui in poche parole è stato, secondo me, una perla per quest'album. Queste sono le due caratteristiche principali. C'è una terza, cioè c'è una novità sostanzialmente per chi ha avuto modo di vederlo, per chi ha avuto modo già di conoscere i contenuti. Abbiamo fatto una sorta di contest, una sorta di concorso, diciamo, comunque, fra le quasi 3 milioni di figurine che abbiamo stampato, perché praticamente sono circa 2.900.000 figurine stampate, ce ne sono 100, solo 100 in tutti i pacchetti, ovviamente, cioè in maniera casuale, sono 100 figurine dorate, il cui spazio riservato è nella testa di copertina dell'album, quindi è una figurina senza numero sostanzialmente, ma è riconoscibile perché è una figurina dorata con "hai vinto". Cioè chi trova questa, i 100 fortunati che trovano questa figurina hanno diritto, riceveranno in omaggio una stampa realizzata da noi, comunque dall'edizione di Leccio, una stampa dell'artista Riccardo Manganelli, che quest'anno è diciamo la new entry nell'equipe, nella commissione, diciamo sì, nella redazione che ha costruito e fatto l'album, l'artista Riccardo Manganelli, che è l'archivista, tra l'altro, del nome di Contrada del Nicchio, che ha una mano felicissima, un disegnatore eccelso, che ha disegnato sia alcune figurine che troverete all'interno, perché ovviamente quando si va a parlare della caccia dei tori, quando si va a parlare del paglia lungo, quando si va a parlare delle pugna, non c'era materiale iconografico da poter riprodurre sotto forma di figurina, allora ci siamo avvalsi della maestria della vena artistica di Riccardo Manganelli, quindi ha disegnato e realizzato alcune figurine in tal senso, e in più ha rivisitato i 17 stemmi delle contrade con l'inserimento di tutti i motti di ogni contrada, e quindi verranno stampate questi stemmi, queste opere in formato A3, e quindi chi troverà questa figurina d'oro avrà diritto a ricevere, appunto, riceverà un premio. Una di queste stampe della propria contrada, autografata in originale dall'artista Manganelli, che comunque stampe e opere che abbiamo, diciamo, l'intenzione nostra è quella di produrre in un numero limitato, proprio per un'edizione limitata della collezione, e proprio per valorizzare questa grande, a mio avviso, egregia bene artistica e bravura di Riccardo Manganelli, che ha una veramente felice, lo vedrete. Fra l'altro le stesse figurine, cioè gli stessi stemmi sono comunque anche 17 figurine che occuperanno le pagine centrali dell'album, cioè le due pagine centrali dell'album, ci saranno 17 figurine proprio con gli stemmi disegnati da Riccardo Manganelli. Quindi questa è l'altra particolarità, è l'altra caratteristica che rende un po' più frizzante la collezione di quest'anno. È molto molto particolare, insomma, avete fatto una sorta di biglietto d'oro alla Willy Wonka, no? Per questi
100 fortunati. Vorrei ricordare anche che il ricavato, parte del ricavato delle vendite di quest'anno, vanno ad arricchire il fondo di ciascuna contrada per il rinnovo delle monture. L'ultimo fu effettuato nel 2000, quindi è un'ulteriore, come dire, nota che vorrei sottolineare, proprio per sottolineare il discorso che facevamo inerente alla contrada, no? È Siena che chiaramente lavora per Siena, insomma, per i suoi ragazzi, per le persone che sono in questo mondo e per le proprie contrade, quindi mi sembra una nota assolutamente molto bella da suggellare. Diciamo dove possiamo trovare le figurine e l'album, perché a questo punto, come l'assessore Tirelli, vogliamo assolutamente riempirlo e avere diritto, eventualmente, se lo finiamo, a ricevere la cittadinanza onoraria, noi che non siamo nativi di Siena. No, l'album e le figurine sono in distribuzione in tutte le edicole e in tutte le librerie della città. Notizia di questi giorni, devo dire proprio di ieri pomeriggio, e te la do in anteprima, con i miei collaboratori stiamo veramente pensando, stiamo valutando se ci fosse la possibilità forse di dare vita a una ristampa, perché devo dire con molta soddisfazione e orgoglio, le vendite stanno andando bene, cioè le richieste sono altissime. Noi avevamo fatto una tiratura ovviamente in previsione di un interesse abbastanza sovrapponibile più o meno a quello che poteva essere lo scorso anno, e in realtà le richieste stanno insomma delineando molto, molto ampie, quindi per ora ovviamente le scorte ci sono, però ecco, se dovesse continuare questo trend probabilmente stiamo pensando di dare vita a una ristampa, e con l'occasione, visto che comunque come tutte le buone famiglie, anche noi qualche neo ce l'abbiamo, ci hanno segnalato qualche piccolo refuso, qualche errore nella stampa delle figurine, quindi con l'occasione, diciamo, se eventualmente ancora non è certo, dovremo procedere a una ristampa, sarà l'occasione anche di correggere, diciamo, ristampare comunque quei due o tre errori che alla fine ci sono stati. Beh, l'album con l'errore nei prossimi anni sarà come il Gronchi d'Oro, varrà tantissimo, no? Una sorta di Gronchi rosa, no, però comunque ecco, poi già, voglio dire, non voglio dilungarmi oltre, però quello che hai detto te è benissimo, ci tengo anch'io a sottolinearlo, cioè tutti gli anni con il Comitato Amici del Paglio abbiamo fatto una sorta di convenzione. E diciamo parte del ricavato dal vendite veniva comunque girato al Comitato Amici del Paglio, diceva un uso che più riteneva opportuno, dando beneficenza a varie strutture eccetera. Quest'anno questa convenzione, diciamo, è stata rinnovata, abbiamo alzato sensibilmente la royalty che godrà il Comitato Amici del Paglio sulle vendite, e comunemente, diciamo, in maniera proprio così collegiale fra noi e tutto il consiglio del Comitato Amici del Paglio, hanno deciso, ma insomma hanno trovato la mia pieno sostegno, di devolvere questo importo al fondo del magistrato delle contrade per il rinnovo delle monture. Quindi ecco, questo è un altro tassello, come dicevi te Irene, cioè che Siena lavora per Siena, cioè noi tutto ciò, la nostra casa editrice è una piccola casa editrice a livello cittadino, ma che comunque è legata al mondo del paglio, alle contrade, come da tradizione, perché insomma, noi storicamente si fanno opere e pubblicazioni sempre più o meno legato al mondo delle contrade e del paglio, quindi ci tengo a sottolineare che tutti le nostre maestranze, i nostri dipendenti sono comunque tutta gente di Siena, contradaiola, ci sono dirigenti, ex dirigenti di contrade, ci sono persone comunque che hanno a che fare veramente, cioè gente di contrada, gente di Siena, quindi è un valore aggiunto in più che noi crediamo di avere, e quindi ecco questa sensibilità per quello che concerne il mondo del paio delle contrade l'abbiamo anche in modo sottolineare. Questa è una cosa che ci appartiene e ci fa particolarmente piacere, quindi chi comprerà un pacchetto di figurine sa che nel suo piccolo contribuirà anche alla
alla crescita di questo fondo per il rinnovo delle monture che comunque è in seno al magistrato delle contrade. Chiarissimo, grazie davvero di questa bellissima chiacchierata Riccardo, buon lavoro e noi siamo disponibili a disposizione insomma per raccontare questo mondo che vogliamo tenere assolutamente vivo, quindi tenetevi pure liberi di poter utilizzare questo spazio per in qualche modo arrivare, no, ai piccoli, arrivare a Siena e in questo mondo difficile, insomma facciamo tutti nel nostro piccolo la nostra parte. Grazie, no, grazie. Insomma, tutta la struttura c'è sempre stata vicina e disponibile insomma, per tutto ciò che facciamo. Quindi rinnovo ulteriormente ringraziamento a te e a tutti i tuoi colleghi, insomma, a tutto lo staff di Canale 3 perché siete un bel gruppo e ci fa piacere collaborare in questo senso. Grazie davvero. Lo faremo anche più avanti. Grazie Riccardo, Riccardo Serpi dell'edizione in Leccio. Allora noi continuiamo invece la parte che riguarda le notizie e chiudiamo la nostra ovviamente diretta parlando ancora della firma dell'accordo per lo sviluppo degli anticorpi monoclonali. Ieri a Firenze insieme a Rino Rappuoli anche il presidente della regione toscana Giani e l'assessore alla sanità Bezzini che ha detto è un punto di arrivo ma anche l'inizio di un nuovo cammino verso un futuro in cui avremo gli strumenti necessari per combattere la pandemia. Allora andiamo a risentire proprio le parole in questa intervista a Simone Bezzini. E credo sia significativo e mai come in questo momento importante in una fase, quella per arrivare all'anticorpo monoclonale che è nella sua ultima fase. Sì, è un accordo importante perché apre una nuova prospettiva rispetto al contrasto al coronavirus, perché la fase di sperimentazione che è in corso e che vedrà fasi successive nelle prossime settimane, se avrà successo, consentirà di avere una terapia per curare il coronavirus e questo diciamo è un elemento importantissimo perché da una parte c'è la vaccinazione che serve a creare uno schermo preventivo, dall'altra avere delle terapie comunque aiuta molto perché consente di curare le persone che purtroppo contraggono il virus e possono sviluppare diciamo, la malattia. Questo è il primo elemento che va sottolineato. Il secondo aspetto è un aspetto di natura economico-industriale perché io credo che questa pandemia ci abbia insegnato alcune cose che l'industria legata al settore farmaceutico, al settore delle scienze della vita, al settore sanitario in senso lato deve essere considerata un'industria strategica per il paese. Noi nei mesi scorsi ci siamo trovati un po' scoperti, no? A partire dalle mascherine, ad altri dispositivi, insomma, no? a ora il tema degli approvvigionamenti sui vaccini, insomma, io credo che se dobbiamo trarre una lezione, questa è che questo paese deve fare politiche anche pubbliche, non solo private, di investimento sulla ricerca, sull'innovazione, sull'industria legata alla sanità. La Toscana su questo ha un buon posizionamento, perché ci sono imprese farmaceutiche di grande valore, diciamo, collocate nella nostra regione, perché c'è un soggetto che è Toscana Life Science che ha sviluppato un'attività di attrazione di investimenti, di sostegno all'innovazione, di supporto a gruppi di ricerca, come dimostra anche la vicenda dei monoclonali e quindi le intese che si stanno sviluppando sono un valore sul piano sanitario e quindi del beneficio per la salute dei cittadini, ma sono anche un valore economico ed occupazionale per la nostra regione. Senta, assessore, nel pieno rispetto di quello che ha fatto il commissario Arcuri fino a ieri, l'arrivo del generale Figliuolo, vi aspettate un cambio di passo dal punto di vista della collaborazione naturalmente con l'Europa per il reperimento dei vaccini e soprattutto per la somministrazione, dove la Toscana ha dimostrato, dice sempre il presidente, di essere una Ferrari purtroppo che può utilizzare il motore non a pieno? Questo diciamo, ci auguriamo che da questo punto di vista nelle prossime settimane sia incrementata la capacità di fornire vaccini, su questo non c'è dubbio, questo è l'interesse della Toscana e questo è l'impegno su cui insomma, ci stiamo organizzando per una capacità di vaccinazione che per ora è superiore alle forniture che abbiamo a disposizione. I 100.000 vaccini quando saranno pronti? Ci confermate fine aprile?
100.000 vaccini. 100.000 anticorpi, più pazienza. Questo dipende dalla fase, siamo in sperimentazione, come ha detto il Presidente Landi, che ovviamente quando sarà finita la sperimentazione, se avrà successo, diciamo, se andrà in questa quindi direzione. Quindi ancora non c'è una data, certo. Non c'è, perché c'è una sperimentazione in corso. Assessore, il Consiglio europeo la settimana scorsa ha iniziato a parlare di ipotesi di patentino vaccinale. Se ne è fatta un'idea di questa ipotesi? Ma secondo me è un tema serio e ovviamente deve essere un po' sviluppato sulla base di alcuni elementi. Uno è capire anche, diciamo, qual è la protezione che i vaccini danno effettivamente in un tempo non breve, perché un conto è l'immunizzazione, cioè nel senso il blocco della trasmissione del virus, un conto è il freno allo sviluppo della malattia. Sono due temi un po' diversi. Credo che se verranno sviluppati, questo tocca agli scienziati farlo, e ci sarà un responso positivo, diciamo, questo può essere un tema che a mio avviso può avere un senso sviluppare nella dimensione europea. Posso chiedere questa settimana in particolare modo nei prossimi giorni ricordare quali sono le categorie che sono al centro del piano vaccinale? Allora proviamo a fare un po' il punto sui vaccini. Allora, primo, in questa settimana noi faremo circa 70.000 vaccinazioni. Circa 20.000 sono richiami e andremo verso la conclusione del personale sanitario. 25.000 sono over 80, 25.000 sono le categorie che vengono vaccinate con AstraZeneca. Stiamo lavorando a aprire nuovi filoni di vaccinazione. Tra poco vi arriverà una comunicazione ufficiale, quella nella quale si dice che da giovedì le aziende ospedaliere della Toscana e le aziende sanitarie territoriali inizieranno la vaccinazione degli estremamente fragili, delle persone che sono a più alto rischio rispetto alla contrazione del contagio. Noi forniremo alle aziende sanitarie 14.000 dosi di Moderna e loro cominceranno, attenzione, qui non si dovranno prenotare queste persone, ma saranno le aziende territoriali e le aziende ospedaliere a chiamare, diciamo, le persone collocate nelle categorie degli estremamente fragili. C'è un allegato, una tabella del piano di vaccinazione nazionale dove c'è l'elenco preciso, diciamo, di questi soggetti. Partiremo, diciamo, da alcune di queste categorie. E saranno le aziende a chiamare queste persone e a organizzare, diciamo, la vaccinazione. Sempre sugli estremamente fragili, poi un supporto arriverà dai medici di medicina generale che, una volta finiti gli over 80, potranno integrare il lavoro che già stanno facendo le aziende territoriali e le aziende ospedaliere universitarie. Questa è la prima novità, diciamo, di questa settimana. Insomma, quindi da giovedì comincia la vaccinazione degli estremamente vulnerabili con 14.000 dosi che la Regione mette a disposizione di aziende sanitarie e aziende ospedaliere universitarie. Poi stiamo sviluppando un ragionamento, lo presenteremo nei prossimi giorni, attorno ad alcune novità che sono emerse sul vaccino AstraZeneca, nel senso che è arrivata la circolare la settimana scorsa che dice due cose nuove. La prima, la sapete, che la vaccinazione si estende dai 55 ai 65 anni. La seconda, che consente di fare la vaccinazione anche a persone che hanno particolari patologie non collocate, attenzione, nella categoria degli estremamente vulnerabili, cioè sono patologie, diciamo, importanti ma non gravissime come quelle a cui prima facevo riferimento. E quindi stiamo ragionando di reimpostare la vaccinazione di AstraZeneca, diciamo, su criteri di età e di patologia, in ottemperanza alle indicazioni del piano nazionale, sulla base delle novità della circolare, perché ovviamente le circolari precedenti, come è noto, dicevano cose diverse, che bisognava andare per categorie professionali. Grazie. E andiamo a sentire anche le parole del direttore della fondazione e del presidente, scusate, Landi, per quanto riguarda l'accordo, che ha detto porta a compimento un progetto molto ambizioso e strutturato sia per lo sviluppo clinico dell'anticorpo come terapia per l'infezione sia per la riqualificazione di un impianto produttivo a Siena. Sentiamo il presidente di Toscana Life Science Sviluppo, Fabrizio Landi. Ieri non curato il primo paziente, si spera un percorso che fine primavera e estate ci porti ad avere la cura in Italia. Avere l'approvazione per la cura, perché ripeto, noi stiamo parlando oggi di una cosa che ha tante speranze, ma come giustamente si fa in tutto il mondo, diventa realtà quando gli enti regolatori, nel caso nostro AIFA,
e il suo superiore diranno che si sono convinti dai dossier che li presenteremo che la cura funziona e non fa male. Questi investimenti, questi soldi come verranno spesi, proprio per sommi capi? Una parte importante, per farvi un'idea, questa è una cifra che tanto si può dire, solo per gestire la fase di sperimentazione ci vogliono dei 10-15 milioni, perché voi immaginate, uno dice si testa, no? È complicatissimo, ad esempio già questi della fase 1 bisogna cominciare, si fa ieri una inoculazione, ogni 48 ore se ne fa un'altra, c'è tutto un meccanismo complicato con decine di persone, oltre ai pazienti, decine di persone che fanno tutte queste attività, anche perché l'attività deve avere un valore statistico, cioè deve essere, noi dobbiamo dimostrare che fra le persone che sono state trattate, quelli che sono stati trattati con l'anticorpo sono guariti di più rispetto a quelli non trattati, perché chiaramente molta gente per fortuna guarisce da sola. Noi dobbiamo dimostrare che l'anticorpo rende molto più alto il livello dei trattati. L'obiettivo, la nostra speranza è che riusciamo a dimostrare questo entro fine primaria, inizio estate, e avere poi che gli enti regolatori mettano il timbro, ma non è un timbro burocratico, è quello che cambia. Ecco perché a noi fa molto piacere che, sfruttando l'approvazione fatta dall'ente americano, l'FDA, le due aziende internazionali che hanno già avuto approvato in America gli anticorpi sono state autorizzate dall'AIFA, in ambienti particolari, a provarli e a utilizzarli in Italia, perché questo comincerà a far sì che i nostri dottori, il nostro sistema sanitario, comincerà a abituarsi a usare questa metodica. AstraZeneca mette a disposizione le licenze, questa è di ieri la notizia, ma dice ci vuole un partner per la produzione. Beh, in Italia secondo lei siamo in grado, o in Toscana, di... Allora, la produzione dei vaccini è una cosa complicata e non è... L'Italia è il principale produttore di farmaci in Europa, ma in Italia c'è solamente un grande complesso che produce vaccini, che sono gli impianti della Glaxo farmaceutica a Siena, che sono pieni di lavoro a fare vaccini di altri tipi, perché la Glaxo i vaccini per il Covid li fa da altre parti d'Europa. Questo ovviamente vuol dire che in questo momento, io come suggerito, ritengo che il governo potrebbe aprire una discussione per vedere se l'azienda Glaxo fosse interessata, in una discussione con il governo, a portare anche a Siena questa idea produttiva. Questa è la cosa più logica, perché essendo in mano a loro la tecnologia, non a Siena ma nel gruppo, all'interno del gruppo, i tempi per portarla sono ragionevoli, con l'obiettivo di avere un impianto l'anno prossimo. Se dobbiamo partire da zero, tutto si può fare, però ovviamente i tempi saranno molto più lunghi. Presidente, il numero di dosi quali saranno, e se è possibile pronosticare più o meno quando finirà la fase 3? Allora, noi stiamo ragionando di un'approvazione emergenziale, perché siamo in piena emergenza, che è quella ad esempio che viene usata negli Stati Uniti, cioè tutti stanno approvando emergenziali. Voi sapete che in passato ci volevano anni per approvare un vaccino, una cura, qui stiamo parlando di mesi, perché è giustificato da questo. Noi quindi stiamo approvando i nostri anticorpi secondo la legge emergenziale applicata all'Italia, infatti la nostra approvazione, quando arriverà, speriamo che l'AIFA arriverà i dati per dire di sì, sarà approvato per uso emergenziale in Italia, poi toccherà a noi andare alle autorità europee. Noi, come dicevamo, abbiamo l'obiettivo, entro la fine primavera c'è stata, di aver completato gli studi, avere i dossier pronti, per cui le autorità italiane, AIFA e il suo superiore, avranno gli elementi per decidere. Se diceranno positivamente, a quel punto saremo in grado di fornirgli le prime 200.000 dosi di cui parlava il Presidente, per l'uso ovviamente in Italia. Dopodiché, se funziona, ovviamente capite che se funziona, funziona bene, sarà il compito di far sì che venga approvato in Europa e venga poi prodotto. È chiaro che a quel punto avremo bisogno di un partner, non siamo in grado di produrre questi volumi, non siamo un'azienda, cioè TLS non deve diventare un'azienda farmaceutica, siamo un centro di ricerca che si è organizzato con l'aiuto della regione e dello Stato per fare dei passi avanti, ma che poi a un certo punto dovrà per forza avere un partner industriale. Grazie. E andiamo a concludere come sempre la nostra diretta con le previsioni meteo. Buonasera e ben ritrovati dalla sala meteo del Consorzio LAMMA. La situazione sull'Europa nei prossimi giorni sarà all'insegna dell'indebolimento del robusto campo di alta pressione che ci interessa ormai da una decina di giorni. Prima sarà la spinta dell'aria fredda proveniente dalla Scandinavia a minare l'alta pressione, mentre nei primi giorni della prossima settimana il flusso atlantico tenderà
pian piano a penetrare in area mediterranea e a riportare qualche pioggia anche sulla nostra penisola, ma vedremo meglio nei prossimi giorni ovviamente. Andiamo per gradi, andiamo a vedere la previsione per la giornata di domani. Aumenteranno gradualmente le nubi a partire dal mare, nubi basse sulla costa al mattino e qualche foschia e nebbia nei fondovalle dell'interno. Aumenteranno anche le temperature minime, quindi con decisamente meno rischio di gelate nei fondovalle dell'interno, qualche isolata gelata possibile soprattutto sulle zone più interne nell'Aretino. Dal pomeriggio le nubi tenderanno pian piano ad estendersi a tutta la regione, ma senza precipitazioni. Caleranno pertanto di un paio di gradi le temperature, ma ancora superiori alle medie del periodo. Per venerdì, infine, giornata all'insegna del cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso, qualche debole pioggia, soprattutto nel pomeriggio sulle zone centro-meridionali e sull'arcipelago, possibile qualche debole pioggia anche sul nord-ovest. Caleranno di un altro grado o due le temperature, che non andranno oltre i 13-15 gradi centigradi. I venti si disporranno dai quadranti meridionali, mari poco mossi o localmente mossi a sud dell'isola d'Elba, dove i venti di scirocco saranno un po' più sostenuti. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata. Ed è tutto anche per noi, l'attualità torna come sempre domani su Canale 3. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.